Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dobbiamo parlare subito delle iscrizioni alla scuola Pokémon, perché le iscrizioni sono finalmente aperte. Ho già condiviso il link per fare appunto per compilare il modulo di iscrizione su Facebook. Abbiamo già i primi iscritti e posso già comunicare ufficialmente che la scuola Pokémon aprirà questo mese, nel mese di ottobre. Quindi vi consiglio di compilare per l'appunto questo modulo, perché la classe si sta già formando, abbiamo già i primi iscritti e una volta che abbiamo completato il tutto partiremo. Poi riferiremo bene le date. Allora, come si fa a compilare il modulo? Innanzitutto vi faccio vedere, ci sono dei campi obbligatori che se non andrete a compilare non potrete inviare il modulo di iscrizione. Quindi dove c'è l'asterisco rosso vanno completati assolutissimamente. Allora, come compilare il modulo per poi essere contattati e per iniziare la nostra avventura nella scuola Pokémon Enjoy? Bene, bisogna scrivere per prima cosa il nome Facebook, ragazzi, non il vostro nome, il nome Facebook, ovvero se su Facebook voi vi chiamate Pittirimannu, dovete scrivermi Pittirimannu e non Sansalino se vi chiamate Sansalino, perché se vi chiamate Sansalino e ci avete scritto Sansalino e poi mi scrivete Pittirimannu, non vi trovo e viceversa. Quindi se come nome Facebook c'è Pittirimannu, scrivetemi Pittirimannu, ok? Stessa cosa vale per il Discord ID. Per il Discord ID va scritto tutto, c'è sotto l'esempio, ragazzi. Quindi prendete tutto il nome, compreso l'asterisco e i quattro numeri successivi. Se mi scrivete soltanto il nome, quindi vi fermate qua, Mr. Pokenjoy, e il nome scrivete l'asterisco con i quattro numeri, non vi troviamo su Discord. Se mi scrivete soltanto l'asterisco con i quattro numeri e non il nome, non vi troviamo su Discord. Se mi scrivete il nome senza tutte le punteggiature, le maiuscole dove vanno le maiuscole e i caratteri speciali dove vanno i caratteri speciali, non vi troviamo, quindi fate attenzione a copiare perfettamente, perché se non vi troviamo su Facebook, non vi troviamo su Discord, ragazzi, non c'è niente da fare, cioè salta l'iscrizione, voglio dire. Quindi state attenti a scrivere bene. Poi voi come vi iscrivete, noi vi inviamo subito un messaggio. Dipende poi dove, se riusciamo a trovarvi su Discord, la prima cosa che facciamo è inviarvi, io personalmente vi invio subito la richiesta di amicizia su Discord. Quindi una volta che effettuate l'iscrizione, poi andate a controllare se c'è la mia richiesta di amicizia, perché prima di invitarvi alla scuola, innanzitutto vi devo dare il link per entrare dentro la scuola. Poi ci sono comunque alcune domandine che vi faremo prima di iniziare il nostro rapporto insieme. Se poi io non vi trovo su Discord e quindi non vi posso inviare l'amicizia, vi vado a cercare su Facebook. Quindi ogni tanto andate a vedere che non vi siano arrivate richieste di messaggio. Le richieste di messaggio arrivano nel caso noi non abbiamo amici in comune, succede qualcosa, queste cose qui, insomma. Quindi non vi arriva direttamente il messaggio da uno di noi, ma vi arriva in richieste di messaggi. Andate a controllare le richieste dei messaggi, magari dopo qualche ora che avete effettuato l'iscrizione o il giorno dopo, perché io appena le vedo noi cerchiamo di contattarvi subito sia da una parte che dall'altra, ok? Poi una volta fatto quindi Discord e nome Facebook, andiamo su scegli il tuo ruolo. Io qui sotto ho scritto è possibile effettuare scelte multiple, invece poi ho scoperto, perché me l'hanno già detto chi si è iscritto, che non è vero. Ah, scusate, è vero, campo obbligatorio, quindi qui andiamo a scrivere Pittirimannu. Vedete, quindi se avete le M maiuscole qua in mezzo dovete scriverlo così, poi ci mettete l'asterisco che io adesso sulla mia bellissima tastiera, eccolo qua, poi andate a scrivere i quattro numeri e questa è la compilazione esatta, corretta, che dovete andare a svolgere voi. Poi scegli il tuo ruolo, io ad esempio voglio fare il VGC, poi nel caso ne volessi fare un altro, come potete vedere non me lo fa scegliere più di uno, quindi io scrivo VGC lì,
E poi nella sezione lascia un tuo commento, cosa ti aspetti, vorresti o domande. Voi cosa fate? Per farmi capire che vorreste fare anche Pokémon Go, ad esempio, fate così: Pokémon Go, virgola, Masters. Io capisco che volete fare anche quelle due cose e poi vi daremo il ruolo. Poi qui potete, per appunto, potete scrivere quello che volete libero, tipo domande e varie cose eventuali. Allora, andiamo a spiegare i ruoli. Ovviamente, se scegliete il VGC, sarete dei giocatori di VGC e vorrete imparare, vorrete affrontare discorsi sul VGC, TCG per quelli che giocano a carte. Pokémon Go, ovviamente non ci sono insegnanti, qui si andrà a creare una community di Pokémon Go per andare ad affrontare le sfide giornaliere, scambi, mica scambi, cose del genere. Per Pokémon Master è uguale che Pokémon Go, quindi sarà una community. Poi OU invece torna ad essere una scuola di VGC, TCG e quant'altro. E collezionismo è una cosa molto figa che verrà introdotta più avanti, ma c'è già il reparto. Praticamente ci sarà un esperto di collezionismo che vi spiegherà come capire il valore delle carte, quindi se voi siete collezionisti, volete capire quanto acquistare una carta, come valutare il valore di una carta, oppure se volete rivenderle su eBay piuttosto che su quei siti lì e volete capire quanto vale la vostra carta, c'è questo reparto qui. Lui addirittura manda a gradare le carte. Gradare le carte vuol dire farle salire di valore, perché va a certificare il fatto che la carta è autentica, originale, ben messa, in ottime condizioni e quant'altro. Insomma, poi approfondiremo bene il discorso quando faremo un video dedicato solo a questo. Quindi, come potete vedere, c'è tanto nella scuola e tante cose interessanti. Io quindi spero, per l'appunto vi dicevo che abbiamo già degli iscritti, con questo video di attirare ancora più iscritti. Vi ho spiegato bene come compilare il modulo, fate attenzione a tutti, poi io qui c'ho scritto crea link e voi avrete invia, voi cliccate su invio, mi arriva la domanda, io subito in qualche modo insieme ai vari collaboratori cercheremo di contattarvi al più presto per poter partire con la scuola, che ripeto partirà proprio nel mese di ottobre, tanto il numero minimo di iscritti per partire l'abbiamo già raggiunto, ragazzi, quindi forza, coraggio e fatevi avanti, perché ci sarà da divertirsi. Il progetto è ambizioso ed importante e spero di attirare più gente possibile. Detto questo, vi ricordo di lasciare un like a questo video in modo tale che arrivi a più persone possibili, di magari condividerlo con chi pensate che possa essere interessato a qualsiasi di queste opzioni, ragazzi, quindi VGC, TCG, Pokémon Go, Masters, OU e collezionismo. Ci saranno e verranno introdotti in base al numero studenti, verranno sempre introdotti più insegnanti, le richieste anche per fare insegnanti ce le abbiamo, tutte persone che comunque sanno il fatto loro. Quindi ragazzi, non bando alle ciance, ciancio alle bande, iscrivetevi anche al canale e fate girare questo video. Se il video vi è piaciuto ditelo a tutti, se non vi è piaciuto state zitti, buon stop, poco enjoy, vi saluta, ciao ciao!